Buongiorno, oggi è domenica 20 settembre, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Apriamo questa rassegna stampa con una notizia purtroppo di cronaca nera. Una persona, un uomo, ha perso la vita la notte scorsa intorno alle 21:30 dopo che la sua automobile è uscita di strada ed è finita a ruote all'aria. Per lui nulla da fare, l'incidente è avvenuto nella zona di Favogna di Mezzo, sul posto 118 e carabinieri per i rilievi di legge. In regia questa mattina abbiamo Massimo Moro, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, inceneritore, allarme costi, controlli dell'APA, Eco Center non ci sta, Palmitano dice saggio prendere i rifiuti trentini. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, schianto nella notte, auto contro muro, 4 persone ferite, questo è accaduto la scorsa notte, stiamo parlando dell'incidente a Postal, grave. Una ragazza di appena 20 anni. La cronaca in lingua tedesca con il settimanale Zeit, che ricordiamo troviamo in edicola ogni domenica al posto del quotidiano Dolomiten. L'incidente di ieri lungo la strada vicino a Piano Riva di Sotto, un'automobile si è schiantata contro una moto, hanno preso fuoco, grave, l'uomo di 44 anni di Gargazzone che era in sella alla moto. Come ogni domenica vi proponiamo la cronaca anche a cura della Bild am Sonntag, cronaca che arriva dalla Germania, un approfondimento con il richiamo in prima pagina e poi addirittura 14 pagine all'interno per descrivere le peculiarità e le offerte della Germania dell'Est in primo piano, ex Germania dell'Est, e soprattutto si dà grande spazio agli avvenimenti sportivi durante la settimana e ancora i richiami a livello internazionale per quanto riguarda gli Stati Uniti con una multa da 18 miliardi di euro. Ancora con la cronaca, siamo a livello nazionale, a livello italiano, con il Corriere della Sera, il saluto del Papa a Cuba e Castro, apritevi al mondo, l'arrivo di Bergoglio, sete di dialogo. Evasori, ultima chiamata, Orlandia, Agenzia delle Entrate, migliaia di lettere per evitare accertamenti, Renzi rilancia sulle pensioni. Sempre per la cronaca, siamo a livello economico con il Sole 24 Ore, ridotti i tagli agli sgravi, spending più leggera, pensioni, il Premier riapre alla flessibilità, cauto il Tesoro, l'obiettivo è quello di scendere a 7 miliardi e mezzo, al massimo 8 miliardi e mezzo, verso l'anticipo della digital tax. Lasciamo la cronaca economica a livello nazionale, torniamo a quella a livello locale con la prima pagina del quotidiano Alto Adige. Come sempre, poi vedremo alcune notizie all'interno. Ci si occupa del futuro governo della città di Bolzano. Bolzano è sempre in bilico, Verdi ancora critici e la Dinser strizza l'occhio a Bertoldi. Doppia festa in bicicletta sulla Mendola e a Merano, la giornata senza auto che replica, questa volta non a Bolzano, ma come detto sul passo della Mendola e nella città del Passirio. Il testimone depone e accusa il sindaco, raddoppio del 20, il caso giudiziario che coinvolge anche il primo cittadino. Arrestato sul Renon, l'inutile fuga del ladro all'interno, pensate, di un armadio. E poi protezione civile, alpini promossi in prima linea per l'emergenza. Oche su ghiaccio, oche in carrozzina, ecco la bella sfida delle tigri, la storia tutta da leggere a pagina 22. Klingerhof, lavori al via per il nuovo quartiere, la cronaca arriva dalla città vescovile, cioè Bressanone, e poi vedremo tra poco i dettagli di questa notizia. Facebook impennata di denunce, la diffamazione social, non c'è solo il caso della coppia di sposini, una pioggia di querele che arrivano per coloro che utilizzano questo nuovo strumento di comunicazione. Andiamo allora a vedere il dettaglio della notizia di apertura. Comune in bilico, ecosociali furiosi. Gallo, l'assessore dice SVP e Verdi, solo pretesti per eliminarci. Planer interviene, aspettiamo risposte. Parla anche Artioli, basta paralisi, sì a nuove elezioni. Pienone, alla prima festa dell'Euregio, in 5.000 dal tra politica, gastronomia e torneo di calcio, il presidente Compaccer dice per crescere insieme. Ancora con la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, la grande
grande festa in 2000 in bici sulla Mendola senza auto, grande successo per la giornata della mobilità sostenibile, un sogno pedalare senza le moto, vanno posti però seri limiti, il Bike Day che ha avuto notevole successo anche per quanto riguarda la città di Merano. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, andiamo a vedere la cronaca in prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, poi anche qui andremo a vedere alcune notizie all'interno. L'inceneritore, sappiamo le polemiche, si guarda anche ai costi. Comune, trattativa permanente, Spagnoli scuote gli alleati, buon senso oppure vi mando a casa. Inizia il processo, nuove accuse per la Durner, l'avvocato meranese, e ancora consulenti, la SL investe 1 milione di euro, pubblicato il bando per quanto riguarda l'attività della sanità in provincia di Bolzano. Istituti musicali, 439 allievi in lista d'attesa, boom di richieste. E poi il Wine Festival approda all'Expo, la kermesse meranese in vetrina, dal 3 di ottobre si prepara la fiera autoctona. Sempre per la cronaca, Postal, auto contro il muro, 4 feriti, gravi una ragazza, grave una ragazza. E poi la cultura, rito dell'equinozio da Persefone a San Michele. Ancora con la cronaca, sempre a cura del Corriere dell'Alto Adige, lo sport, delusione Südtirol, a Pavia arriva la prima sconfitta. Andiamo allora a vedere alcune notizie nel dettaglio. Controlli all'inceneritore, Eco Center frena, l'APA impone la costruzione di una stazione per passare a raggi X i camion in entrata. Fattor numero uno di Eco Center dice: un investimento milionario con costi alti, meglio aspettare la consulenza da Vienna. Rifiuti da Trento, la soluzione più saggia. Consiglio, audizione di Marco Palmitano che dice: teleriscaldamento, vantaggi per il bilancio ambientale e anche per le bollette. Sempre per la cronaca, andiamo a vedere la cronaca che interessa il mondo della sanità altoatesina, cioè 5 consulenti per la riforma, gara da 1 milione per affiancare i primari nella riorganizzazione. E ancora con la cronaca che interessa l'attività della provincia di Bolzano, Wine Festival alla Vetrina Expo, autoctona, focus sui locali, la stagione vitivinicola entra nel vivo, Cabernet Lageder, altri 3 bicchieri, ancora un successo. Impegno cooperativo verso una nuova coscienza, clausura a Costa Lovara per la Confederazione Confcooperative, il presidente Rotelli dice: sinergie essenziali verso le sfide future, una casetta costruita dagli aderenti, simbolo dello sforzo comune. La Sparkasse rilancia la filiale di Brunico, inaugurazione della sede pusterese, tradizione e modernità sotto lo stesso tetto. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, un rapido sguardo alla cronaca proposta dal settimanale Zet, abbiamo visto il grave incidente ieri a Riva di Sotto, e poi parla dopo 4 settimane, a distanza di 4 settimane dall'incidente, dal gravissimo incidente in montagna, parla l'ex numero uno del soccorso alpino dell'Alpenverein, Luis von Metz, che dice: ho avuto una grande fortuna, e racconta a pagina 4 e 5 i dettagli di questo gravissimo incidente. Ma andiamo a vedere le foto per capire quello che è accaduto ieri alle porte di Bolzano con il SUV, un SUV BMW, vedete cosa rimane di questa automobile, cosa rimane della moto, l'incidente, la peggio per l'uomo di 44 anni in sella a questa moto, che si trova ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Bolzano. È tutto per i quotidiani che troviamo in edicola e settimanali. Ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà in questa domenica. Fu un mezzogiorno che nacque l'idea dei teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto Casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanta tenerezza? Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di Casa Modena. Maestri nei salumi.
La prima webcam che vi proponiamo questa mattina ci porta in Val Gardena. Questa è la situazione intorno all'abitato di Santa Cristina, intorno alle 6.05. Andiamo a vedere quello che accade invece a Riva di Tures, sempre alcuni minuti dopo le 6 di oggi. Ci spostiamo come nostra abitudine all'imbocco della Val Venosta, qui siamo alle porte dell'abitato di Foresta e come ultima webcam diamo un'occhiata in direzione della città di Merano. Anche oggi, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia, riusciamo a dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite, vedete solo nuvole innocue in transito. La grafica allora per capire nel dettaglio quello che ci attende questa mattina e nel corso del pomeriggio, con attenzione sempre alle temperature: 25 gradi a Bolzano, 24 gradi a Merano, 20 gradi negli altri centri abitati della provincia. Attenzione perché 14 gradi come temperatura massima a Vipiteno, assenza di precipitazioni. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano. Ultimo giorno per l'edizione 2015 del Bike Woman Camp a Caldaro e prosegue la festa della birra fino al 22 di settembre presso il Forsterbräu di Merano. L'indirizzo del nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati e andati in onda nelle ultime ore e come sempre aggiornamenti in tempo reale riguardo le previsioni meteo, una rassegna stampa in breve anche per voi. Vi ricordo uno dei nuovi appuntamenti della nostra programmazione, e cioè la trasmissione dedicata al mondo dell'hockey. Bolzano protagonista, serie Ebel, domani alle 18.30, alle 20 e alle 22, si va in replica il martedì alle 12.30, 17.30, sempre e solo su Video 33. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione della nostra emittente e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, Urano porta grande e generale splendore nella tua vita. Oggi tutto è avvolto da grande positività. Toro, Venere finalmente ritorna a splendere per te e Urano ti darà la carica che ti serve. Oggi lasciati andare. Gemelli, spesso sacrifichi l'amore perché con la mente sei altrove. Metti da parte le tue manie di controllo. La vita non è solo questione di numeri e conti che non tornano. Cancro, oggi non avrai voglia di ascoltare nessuno e forse è solo sintomo di un malore profondo. Prendi una decisione. Leone, Marte ti mette sulla difensiva e fa bene. Al lavoro qualcuno sta facendo il doppio gioco e tu purtroppo lo capirai troppo tardi. Vergine, parenti serpenti? Proprio loro. Per soldi o proprietà varie scoprirai essere capaci dei peggiori colpi bassi. Bilancia, qualche intoppo lavorativo, lo sgambetto di un collega e la sua invidia non basteranno a oscurare la luce di Venere. Scorpione, ti sentirai amato e così tutto ti verrà meglio. L'amore oggi ti stupirà grazie a Marte. La determinazione di chi ti ama ti conquisterà. Sagittario, l'amore è imprevedibile e Saturno si divertirà. Se sei single, oggi qualcuno farà breccia nel tuo cuore. Capricorno, mattinata serena senza particolari emozioni. Nel pomeriggio qualcosa di inaspettato ti stamperà sul viso un sorriso che ti accompagnerà fino a sera. Acquario, concentrati sul lavoro oggi che non ti senti in gran forma fisica. Lavora sodo e non pensare. Pesci, il caldo soffocante si fa sentire, anche se tutto procede in maniera regolare, accuserai un po' di stanchezza e lentezza.